Così? Sì, così. Mettiti di profilo. No, non sorridere. Ti voglio triste. Più triste, pensa a qualcosa di terribile. Ecco, così triste. Riprendiamo dunque il nostro discorso sull'orizzontalità e ripetizione nel cinema di Kieslowski, quella che si è appena formata alla fine della scena del servizio fotografico in film rosso, è, lo dicevamo, un'immagine densa, un'immagine pensante, ma se volete appunto un'immagine esemplare, attorno alla quale di fatto il film dispiega tutte le principali attività formative e configurative, addensando attorno ad essa un grande lavoro compositivo, propriamente sottoponendola ad un arduo processo di ripetizione, vale a dire situandola in modi e in forme diverse lungo il corso del proprio dispiegarsi. Ma questa è anche un'immagine premonizione tipica del cinema di Kieslowski. Ve lo dicevo, di fatto, questa immagine annuncia il destino di salvezza di Valentin, che, lo scopriremo alla fine del film, scamperà ad un terribile incidente, ad un terribile naufragio con la nautica. Dunque, vi dicevo, un processo di ripetizione, andiamo dunque ad osservare i modi con cui questa immagine torna a ripetersi. Il film dispiega attorno a questa immagine una serie di ripetizioni variate. L'immagine si situa in modi e in forme diverse dentro l'inquadratura, in questo caso sotto gli occhi degli altri due grandi personaggi del film, l'anziano cinico giudice che la donna incontra e il giovane giudice Just, la cui vita sembra di fatto riprodurre fino ai minimi dettagli quella dell'altro uomo, dell'uomo più anziano. Ma è soprattutto sulla sequenza finale che voglio portare la vostra attenzione, ed è su questa che lavoreremo di qui in avanti, poiché sono le ultime battute del film, e questo è il momento in cui di fatto l'anziano giudice scopre, guardando la televisione, e più precisamente guardando il telegiornale, che appunto Valentin si è salvata dal terribile naufragio, che è una dei superstiti. Ed una giovane modella, studentessa all'Università di Ginevra, Valentine Dusson. Il giudice in apprensione davanti allo schermo, qui si rende conto, qui viene a sapere che la giovane modella è salva. E qui succede qualcosa di fisicamente, ma direi anche di compositivamente straordinario. Si tratta di fatto dell'ultima ripetizione dell'immagine esemplare, dell'ultima ripetizione su cui che il film produce proprio nelle sue ultimissime battute, ed è una vera e propria, una potente rifigurazione dell'immagine su cui il film ha lavorato nel suo intero tragitto. Dunque dentro la presenza fortuita e casuale di una giacca rossa, la giacca di un soccorritore, dietro il volto di Valentin, lo sguardo narrativo di Kieslowski, ma anche lo sguardo narrativo del giudice, che del racconto è una sorta di demiurgo, rintracciano l'immagine del manifesto, che ora lo sappiamo, questa inquadratura finale ce lo spiega, annunciava già il destino di salvezza di Valentin. Lo diceva all'inizio del film, quando lo spettatore non poteva rendersene conto. Dunque il caso e il destino, grandi architravi del cinema kieslowskiano, sembrano di fatto addensarsi dentro un'unica immagine, un'unica straordinaria immagine che il film ha modellato, il film ci ha mostrato mentre la costruiva, l'ha ripetuta lungo il corso del suo farsi e fino nelle sue ultimissime inquadrature ha continuato a lavorare su di esse in modi e forme diversi e da livelli diversi, a livello informativo, a livello narrativo, a livello simbolico, fino a rivelare tutta la pienezza, la densità dell'ordine del senso che attorno a queste immagini si costruisce.